Nell'ultimo weekend il campionato italiano assoluto ha portato il beach volley a Milano e sul campo centrale allestito a ridosso del Castello Sforzesco le emozioni non sono mancate. La terza tappa ha visto trionfare la coppia Manni-Bonifazzi nel torneo maschile, mentre nel tabellone femminile si sono imposte Allegretti e Annibalini. Fabrizio Manni e Carlo Bonifazzi hanno sfruttato il forfè di Matteo Martino e Paolo Ingrosso. Sul punteggio di 19 pari nel secondo set, Matteo Martino ha subito un infortunio al ginocchio che lo ha costretto al ritiro. Fino a quel momento le due coppie avevano regalato grande spettacolo al pubblico del castello, con un primo set equilibrato, vinto da Martino Ingrosso per 21-19. Match tirato anche nel secondo parziale, fino all'infortunio di Martino. Per Carlo Bonifazzi è il secondo successo di tappa consecutivo, dopo quello ottenuto a Bibione proprio in coppia con Ingrosso, che stavolta si è dovuto accontentare del premio di MVP. Deborah Allegretti ed Eleonora Annibalini si sono imposte in finale su Giulia Toti e Jessica Allegretti. Una vittoria in rimonta dopo che Toti e Allegretti si erano aggiudicati il primo set per 21-14. Stesso punteggio, ma a parti invertite nel secondo parziale. Poi un tie-break ricchissimo di emozioni con una nuova rimonta di Allegretti e Annibalini da 11-13 al 15-13 finale. Per Eleonora Annibalini anche il premio di miglior giocatrice della tappa. Il campionato italiano assoluto ripartirà da Cervia con la tappa in programma dal 20 al 22 luglio.